Lucia Calzano, lavoro all'ospedale di Città di Castello, Ursula Umbria 1. Ho portato come relazione l'approccio audioprotesico nel bambino ipoacusico audiolento per sensibilizzare l'importanza dell'applicazione protesica per la correzione dell'ipoacusia in età precoce, perché è importante che il bambino raggiunga una soglia uditiva più vicino possibile alla norma, in maniera tale da avere uno sviluppo comunicativo e linguistico adeguato.